Cucina con Anna Cesare, oggi faremo insieme il liquore alla pera. Cosa occorre? Occorrono 500 g di pera già sbucciata matura, 250 g di zucchero, 250 ml di alcol a 96 gradi, la buccia di un limone, e una stecca di cannella. Andiamo ad assemblare il tutto. Prendiamo un recipiente che abbia la possibilità di essere chiuso con un coperchio e versiamo all'interno le pere che avremo sbucciato, avremo tolto la parte centrale e che debbono essere ben mature. Guardate che vi sistemo anche meglio la telecamera. Ok. Ricopriamo il tutto con le bucce di limone, lo zucchero, facciamo in modo che vada ovunque, e 250 ml di alcol puro. Chiudiamo il tutto con un coperchio ermetico e mescoliamo un attimo. Il composto deve filtrare per una settimana, dopodiché faremo il procedimento per estrarre il liquore alla pera. Ci vediamo tra una settimana. È trascorsa una settimana. Adesso andiamo a ultimare il procedimento del nostro liquore alla pera. Per una settimana avete dovuto agitare il contenitore e, come vedete, lo zucchero si è sciolto del tutto all'interno dell'alcol. Tutto l'aroma della pera è passata all'interno del nostro alcol. A questo punto apriamo il barattolo. Non vi preoccupate se le pere sono scure, è normale che macerino. Prendiamo un contenitore, togliamo un attimo. Appoggiamo il nostro separatore e andiamo piano piano a filtrare, facendo attenzione, io ho già combinato guai, facendo attenzione a non far cadere le pere. Io ho già fatto guai, ho già fatto danni. Togliamo ben bene il residuo di pera, facciamo filtrare anche il restante. Raccogliamo i residui che sono rimasti all'interno. Oggi faccio la pacciugona e aggiungiamo il rimanente 250 ml di alcol. Quindi 250 li avevamo messi all'inizio a far macerare, 250 li utilizziamo adesso per aggiungere. Facciamo girare un attimo, prendiamo una bottiglia e il nostro liquore alla pera è pronto per essere imbottigliato. All'interno potete aggiungerci dei pezzettini di pera se volete, però non è necessario, soprattutto perché con il tempo, visto che questo liquore, non essendo un liquore con l'aggiunta di sciroppo di zucchero, ma è un liquore puro, questo liquore si mantiene dai 4 ai 5 anni. E se all'interno mettiamo qualche frutto, poi alla fine questi frutti diventano scuri e quindi diciamo che da un punto di vista estetico non sono belli da vedere. Però se dovete tenere questo liquore per meno tempo e volete aggiungere un pezzettino di pera, potete prendere una pera fresca, tagliarla a listarelle e immergerla nel liquore.
Ok, siamo arrivati fino all'orlo. Togliamo il nostro imbuto. Tappiamo per bene fino a giù. Andiamo ad etichettare e io vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito, seguitemi su YouTube, seguitemi su Facebook, in Cucina con Anna Cecere, troverete sia il gruppo che la pagina. Il gruppo nacque come esperimento perché io non contavo di raggiungere 4.800 seguaci nel giro di pochi mesi, per cui per me era... Alla fine era iniziato come una scommessa con me stessa e troverete adesso la pagina. Il gruppo rimarrà aperto ancora per pochi mesi, dopodiché vi trasferirete tutti sulla pagina che è In Cucina con Anna Cecere. Seguitemi su Instagram, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima.